Ok, salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Lori il viaggiatore e oggi siamo tornati con un nuovissimo video vlog. Che bello, mi mancava la vecchia intro. L'ho fatta per commemorare i vecchi tempi. Dove ci stiamo dirigendo? Siamo ancora a casa. Dove stiamo andando? Stiamo andando da Maxi Zoo per codesto animale. Codesto animale in questo momento è molto terrorizzato. Tatina. Buongiorno. Buongiorno. Non mi sembri la persona più felice del mondo in questo momento. Ma mettiamoci la felpa. Mi sono dotato di microfono. Secondo me entro da Maxi Zoo e mi picchiano. Mi scambiano per un pazzo. Ci vediamo quando siamo in macchina. Ciao! Ok, ci tenevo a far vedere la mascherina che mio papà ha comprato. Ed è comodissima. Intanto sotto di me abbiamo il coniglio che sta... Lei, se l'avete visto. Di tipo bellissima perché respiri, certo ti si appanna, per carità, però è super super comoda, quindi siamo quasi a posto. Ovviamente dopo che torniamo da questa lunghissima impresa dovrò fare i compiti, purtroppo sì, mi tocca. La vita di uno youtuber è anche quella. Mi stavo sistemando il cavo del microfono prima di uscire. Quindi niente, link in descrizione per le mascherine se le volete. C'è il link in descrizione. Se lo fate col link non è che mi pagano, è semplicemente perché ve le metto in descrizione, così se qualcuno di voi vuole comprarsi una mascherina decente che regga. Questa è bellissima, respiri eccetera eccetera. Ci vediamo veramente quando siamo in macchina. Ciao. Ok, siamo in viaggio. Io sono legato, lei è legata e sicura dentro al suo mitico trasportino. Ma non vi ho detto perché stiamo andando da Maxi Zoo. Stiamo andando da Maxi Zoo perché dobbiamo comprarle una pitturina a questa tatina, che non sono quelle che si fanno, che si danno quando si fa una maratona, ma sono tipo quelle dei chihuahua, che sono quelle pitturine piccoline belline, e stiamo andando a comprarne una per lei. Stiamo andando da Maxi Zoo e niente, ci vediamo quando siamo da Maxi Zoo. Ciao. Ok, siamo arrivati a casa, non ho registrato nel negozio perché non si poteva registrare e poi in macchina ho detto vabbè, arriviamo a casa così facciamo vedere l'acquisto che abbiamo fatto. Mettiamoci sul tavolo di unboxing, che poi tra l'altro dopo questo video dovrò registrare un super unboxing di Amazon che mi è arrivato nel frattempo. C'è una vomita, non c'è. Ok. Allora, accenditi luce! Hai visto? Funziona. Che figo. Altro che TV. Allora, questa qui è la pettorina. Si presenta così, da chiusa rimane così. Così, così. E così. Questa qui è la pettorina, l'abbiamo presa blu perché era l'unica, l'unica, e quindi abbiamo preferito prenderla blu invece che magari non prenderla, abbiamo preferito prenderla blu. Stogliamo anche il guinzaglio e adesso gliela proviamo. In negozio noi l'abbiamo già provata, io consiglio di provarla assolutamente prima di comprare una cosa che non va bene, che poi si deve cambiare.
Qua ci vorrà 2 ore prima di togliere. È bello lungo, elastico soprattutto, che è la cosa importante. Ah, io direi che non mi sono neanche tolto la felpa, quindi se mi date una cosa come non fare pipì Maggie lì. Tatona mia bella. Era tipo spaventatissima il negozio. Non si è praticamente fatta toccare in realtà. Ok. Non ha avuto reazione, ecco, diciamo così. Poggio solo la felpa un attimo qua sul divano. Oggi devo registrare una cosa come 4 video di fila, uno dietro l'altro. Eccoci qui. Allora, Oisa. Attacchiamo il guinzaglio. No, e attacchiamo dopo. Si dice guinzaglio anche per i figli. Mi dicono dalla regia, sì. Allora, mettiamola. Qui. E adesso questa qui mi sa che impazzisce. Può darsi. Tatina bella, ciao. Scusi. Prima il collo, mi dicono dalla re. Puoi parlare, eh? Vuoi venire a mettergliela tu? No, non so se hai bisogno. Tatina. Così. E poi li attacchiamo. Non fare finta di essere morta, che non ci crede nessuno. Scusi, lei, mi servirebbe che lei stia un attimo. Già, oh, ok. Metti una mano sotto, l'altra anche. Così la, non devi pinzarla all'inizio, più che puoi. Dai. Devo pinzarla più che posso. Mettimi qua. Eh? Mettimi qua, che sei così. Allora. Qua. Ci danno una mano dalla regia. Il coniglio, raga, sta a scappare. Dai, Maggie! Raga, è la cosa più bella che io abbia mai visto. C'è il mio coniglio che è fifone con la pettorina, fa troppo ridere. E quindi poi prossimamente vedrete passeggiate con codesto animale. Maggie, cosa ti stanno facendo? Raga, cos'è? Ma perché? È partita, dai. Tatina. Dai. Dai. Ehi. Che fai? Sei morta? Ti svegli? Dai, Maggie, solo una pettorina, su. No, non devi mangiarti il cavalletto. Guarda, Tatina, possiamo andare insieme adesso. Guarda. Vieni. Vieni. Andiamo. Devi ricordare sola, se no... Raga, è un sogno praticamente. Ho un coniglio al guinzaglio. Guarda, che figo. Questo è il guinzaglio. Devo dire. Si sta abituando bene. Telecameraman. Giriamo la telecamera, aspettate. Ok. La situazione è questa. C'è il coniglio che non è indeciso, molto indeciso. Dai. Non ci ho trovato da mangiare? No. Fino a 2 minuti fa lo odiavi sto coso. Qua gli fa una cosa di ciccio. Sembra che... Vai!
Aspetta che ti sei girata tutta la pe... Aspetta! Meglio non iniziare come i conigli di mamma, eh? Sì. Ecco, le partita! tanto lei si sta divertendo a giocare, oggi gli arriverà nel prossimo video vedete cose bellissime, perché poi c'è un video unboxing che uscirà dopo questo forse. Io sto registrando tutto ciò, tutti questi video che voi vedrete durante questa settimana, tutti di sabato. Io vorrei far vedere lei che sta rincorrendo il guinzaglio. Maggie, per favore, un po' di collaborazione pure tu. Dobbiamo stare a distanza di un metro. Un distanziamento sociale. Brava. Scusi, lei. Non inizi a correre perché... è per la paputella, raga. È troppo bellina. Ciao. Adesso potremmo fare i TikTok e le storie su Instagram. Così. Niente raga, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdervi altri per non perdervi gli altri episodi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!